Sbandieratori, trombonieri, un tuffo nel passato tra tradizioni ed emozioni. Oltre un chilometro a piedi tra le strade di Montefusco fino a giungere a Sant'Egidio per l'anniversario dei 600 anni. La fiera taglia il nastro in grande stile, un successo di pubblico oltre le previsioni. Oggi e domani, ultimi giorni per poter visitare il quartiere feristico, ingresso gratuito, poter assaggiare specialità enogastronomiche, ma anche per saperne di più sui fondi europei e non solo. Deputati a confronto ci sarà anche il sottosegretario Umberto Del Basso di Caro. Non mancate, così gli organizzatori. Sindaco, la fiera di Sant'Egidio, un anniversario importante, 600 anni, tra storia, tradizione e cultura. È una fiera importantissima per l'area e il bacino della Valle del Calore e della Valle del Sabato. Noi stiamo cercando di riportarla agli augi che merita, perché negli anni passati è stata definitivamente abbandonata. Questo è il primo anno che siamo riusciti a mettere insieme 80 espositori, c'è un interesse elevato da parte degli organi di stampa e noi ne siamo immensamente fieri. Un passato alle spalle, ormai il futuro cosa riserva? Il futuro, bah, non lo so, certo queste sono manifestazioni che meritano la sensibilità delle istituzioni. Vediamo che cosa ci riusciamo a fare il prossimo anno attraverso la Regione Campania, la provincia di Avellino, per cercare di dare un supporto e un'organizzazione infrastrutturale migliore rispetto a quella che quest'anno con coraggio e con sapienza siamo riusciti a mettere insieme. Il sindaco di Torre Le Nocelle a Montefusco, come mai questa sinergia e quanto è importante questa sinergia con i territori locali? Beh, innanzitutto perché siamo in unione dei comuni con Montefusco. Da poco hanno aderito sia Montefusco che Montemiletto alla unione dei comuni che già era precostituita tra Torre Le Nocelle, il mio comune, Pietra De Fusi e Vendicano. Chiaramente ci stiamo muovendo insieme, unitamente agli altri comuni, perché oggi tutte le misure relative ai fondi europei presuppongono proprio una unione dei comuni, una sinergia tra i comuni, prescindendo proprio dai campanilismi che ormai si avviano ad essere superati, fermo restando chiaramente la conservazione delle tradizioni culturali di ogni singolo paese. Però il futuro è proprio la sinergia tra i comuni, che poi si deve tradurre anche dal punto di vista giuridico, oltre che formale, esatto. Io ho qualche ricordo, come dire, passato di infanzia, in cui spesso si veniva a questa fiera di Sant'Egidio, una fiera molto bella per il comprensorio, per i nostri comuni. Io ritengo il versante della Val del Sabato, essendo il sindaco di Chianche, per il comune del Greco di Tufo. Io spero che possa essere rilanciata nell'immediato futuro e possa prendere una piega, come dire, diversa per lo sviluppo del territorio.